Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul canale Seamless Crew. Io sono Leo e questo è il primo episodio di una nuova serie che porterò tutte le domeniche mattina sul canale, provando a starci con i tempi, ed è la Rebuilding Challenge su NBA 2K19. Come funziona questa challenge? Praticamente si va a fare una lamia lega, una normalissima lamia lega, solo che io non andrò a giocare le partite, ma io andrò a simularle. E l'obiettivo è riuscire a far vincere una squadra NBA che scelgo io, oppure che mi potete suggerire anche voi nei commenti, nel giro di tre stagioni. E in queste tre stagioni devo riuscire a portare questa squadra appunto al titolo. Intanto vi faccio vedere le impostazioni che ho scelto per questa lega. Qui per la logica scambi ho impostato che posso riscambiare i giocatori che ho appena preso e anche quelli appena presi da free agency e la regola step l'ho tolta perché comunque alla fine non devo, cioè alla fine le squadre NBA in realtà riescono sempre ad aggirare questi regolamenti facendo i buyout e queste cose qui. Io per evitare ciò ho deciso di togliere queste regole qui che tanto non creano problemi alla giocabilità. Poi qui avevo messo infortuni no, perché comunque non vorrei mai che un video mi venga rovinato per colpa del fatto che magari la mastella si rompe. Allora per evitare questo allora tolgo di tutto gli infortuni. Allora, il primo episodio che voglio portare oggi, per non essere una cosa né troppo difficile né troppo facile, ho deciso di prendere i New York Knicks, perché comunque sono tanti anni che è una squadra che tenta sempre di tornare ai playoff e fare una buona stagione, ma non ci riesce mai, perché comunque hanno sempre l'anno scorso erano sulla strada giusta, ma Porzingis si è rotto, quindi magari chissà se in queste tre stagioni riuscirò a portare questi New York Knicks verso il terzo titolo NBA. Comunque adesso iniziamo subito andando a vedere la squadra che abbiamo, comunque mi devo ancora un po' abituare anch'io al nuovo menu che hanno messo quest'anno. Andiamo a vedere subito il roster partendo dai playmaker. I playmaker siamo messi, lo dico subito, abbastanza male perché non abbiamo un giocatore forte in questo ruolo. Abbiamo due giovani come Moody e Ntilikina. Ntilikina io per questa stagione qui magari lo potrei già assegnare alla G League, perché comunque a 20 anni, 74, può ancora crescere, mentre invece Trey Burke e Moody magari in rotazione possono rientrare. Quindi manca una star in questo nel ruolo di playmaker, però c'è tanto spazio salariale perché nessuno dei playmaker occupa tanto spazio, quindi per il momento magari il primo anno non è quello in cui si andrà a puntare il titolo, quindi anche se si va un po' leggeri a livello di playmaker, l'obiettivo è avere un'ottima formazione il secondo e terzo anno, liberandoci dei contrattoni. Andiamo avanti, qua abbiamo Tim Hardaway Jr., che ha un contratto di 17 milioni l'anno, 26 anni, non è un buon contratto per questo tipo di giocatore qui, quindi forse proverei ad andarlo a scambiare. Stesso discorso per Cortina, lì 12 milioni e mezzo per un 33enne sono un po' tanti. Meglio avere un Mario Hezonja perché comunque ha 6 milioni e mezzo l'anno. Va rinnovato il contratto comunque perché non penso abbiano ancora opzioni giocatore questo giocatore qui. Vediamo subito. No, infatti scade il contratto adesso, quindi poi si dovrà andare a rinnovare e penso abbia pretese un po' alte, però comunque è un contratto più vantaggioso. Ron Baker, lui scadrà il contratto a fine anno e non penso di andare a rinnovare. Dodson, adesso potrei anche svincolarlo, anzi lo facciamo, vabbè lo lasciamo qui, però tanto l'anno prossimo vedremo, lo libererò per qualche scelta. Caso Kevin Knox, nostra scelta di quest'anno, cioè scelta che hanno fatto i Knicks quest'anno, è un buon giocatore, 19 anni, 75, io direi di assegnare anche lui alla Westchester Knicks, però aspetta, prima voglio vedere il resto della squadra per vedere se c'è qualcun altro giocatore da poter assegnarli, perché comunque se come l'anno scorso in G League i giocatori crescono veramente tanto. Lance Thomas, 30 anni, e prende 7 milioni l'anno, va scambiato il prima possibile, magari a fine anno o adesso vediamo un po' come mi trovo con gli scambi. Porzingis, vabbè ovviamente lui va tenuto e l'anno prossimo gli va fatto il massimo salariale. Noah Vonleh appena preso in free agency, buon giocatore però ancora 71, un po' pochino. Per il resto Enes Kanter, Joakim Noah, entrambi giocatori con un alto contratto, però Kanter va in scadenza quindi non è troppo fastidioso il suo ingaggio, mentre Joakim Noah
18 milioni va scambiato, ce lo dobbiamo levare. Mitchell Robinson invece è un rookie abbastanza fresco, l'hanno preso, vabbè, comunque neanche troppo, abbastanza in basso, però comunque può crescere indubbiamente, quindi magari assegniamo lui ai Knicks, perché mi sembra che non si possono assegnare più di due giocatori. Ah no, posso assegnarne di più. L'anno scorso a volte ti impediva. Magari Vonleh lo assegniamo. Ok, non vuole tornare a giocare in G League. Giocatori con più di 3 anni di esperienza, è vero, questa cosa qui è una cosa che mi ero dimenticato. Quindi adesso andrei subito a fare la possibilità scambi. Comunque questi episodi qui dovrebbero essere più o meno di mezz'ora in cui racchiudo tutti i 3 anni, facendoci una sintesi abbastanza veloce. Però poi non si sa mai, magari vengono i episodi troppo lunghi, allora decido di separarli, metterne uno una domenica e l'altro nella domenica dopo. Comunque adesso vedo un po' come gestirmi coi tempi. Quindi comunque andiamo subito a vedere cosa ci propongono per Tim Hardaway, perché comunque 2 anni a quelle cifre magari mi riesco a ottenere un contratto che scade quest'anno, che mi potrebbe aiutare per una free agency. Ecco, qui già sarebbe buona questa trade, perché Wilson Chandler non ha opzioni giocatore e Demetrius Jackson c'è un contratto doppio, quindi che comunque va in scadenza a fine anno. Iguodala no, qui no, è troppo impegnante. Ryan Anderson, faccio un attimo un giro di chi potrei andare a prendere qua. Spencer Dinwiddie e Jared Dudley, ma magari andiamo a fare questa di trade, adesso vediamo un po' meglio. Anzi no, ho trovato questa qui che mi sa che è la più vantaggiosa, nonostante qui ci siano giocatori interessanti. Io ho visto un Buddy Hield scambiato alla pari per Tim Hardaway, cioè, se non posso che gli diamo una scelta al secondo giro, ma secondo me, per il fatto che risparmiamo tanto spazio salariale e Buddy Hield, un giocatore che magari in questi 2-3 anni può crescere molto di overall, direi di andare a prendere lui, che comunque è una buona guarda, che magari nel giro di 2 anni può fare il salto di qualità. Ok, quindi siamo liberati del primo contratto un po' pesante. Andiamo poi a vedere cosa possiamo fare per Courtney Lee, perché comunque Buddy Hield e DeSonja sono un buon duo di guardie per una squadra che non deve puntare ai playoff, ma fare un'annata tranquilla, non siamo una cosa così vergognosa. Ecco, questa qui può essere già una buona scelta, perché comunque ci danno Bayless che scade a fine anno. Magari ci otteniamo qualcosa di più utile, perché magari ci danno qualche giovane migliore. Andiamo subito a vedere. No, non ho trovato niente di che, quindi direi di andare a prendere Jared Bayless, che comunque va in scadenza a fine anno, e non mi interessa che prendano queste cifre qui, mi interessa liberarmi di Courtney Lee prima possibile. In più abbiamo una scelta dei Sixers 2021 protetti in lotteria, che magari in futuro da poter scambiare magari sarà utile per arrivare a qualche stella. Lance Thomas invece, e questo qua è proprio la classica fregatura andiamo a fare alle squadre avversarie, che questo gioco ci permette sempre di fare. Andiamo a dare una seconda scelta del 2023. I Chicago Bulls si danno una scelta del 2020 e noi otteniamo comunque un giovane che, anche se non è così interessante, comunque prende 1 milione l'anno, e noi gli diamo uno che ne prende 7. Quindi aggiusta ci sarà automaticamente continuo. Boh, penso si possa fare così. Vabbè, comunque, se me lo permette il gioco, penso sia una cosa fattibile da fare. Comunque, per il resto, i giocatori calano un po' di overall, perché abbiamo fatto tanti scambi. Andiamo a vedere un attimo il roster come siamo a posto, poi vediamo chi dovrebbe prendere e chi no. Comunque abbiamo Trey Burke e Mudiay come playmaker, che vabbè, per il primo anno possono andare bene. Buddy Hield e DeSonja come guardie. Knox è l'unica ala piccola che abbiamo, quindi andrebbe preso un'ala piccola. Porzingis e Vonleh come ali grandi, e Kanter e Noah come centri, quindi va benissimo. Se troviamo un'ala piccola qui, siamo a posto. C'è Nick Young qui, free agent, quindi direi di andare a prendere lui come giocatore di rotazione. Abbiamo il roster pieno, quindi ci andiamo a liberare di qualche esubero. Quindi andiamo a prendere Nick Young in free agency, come abbiamo visto prima. 1 anno al minimo salariale, penso non ci siano problemi. Ok, andiamo a sistemare le rotazioni. Io direi di mettere titolare Moody, perché comunque è un giocatore giovane e ha più prospettiva di Trey Burke, nonostante
e sia un po' più forte, però comunque Mutine magari può crescere un po' di overall e l'anno prossimo può essere un sesto uomo interessante. Buddy Hield titolare, perché comunque ha più anni di contratto di Exonge, perché mi sembra abbia ancora un anno di opzione squadra, perfetto. Kevin Knox va da tanti minuti perché lui è la stella della squadra, cioè quello che è più, il più promettente della squadra, quindi un 35 minuti li diamo tutti. Porzingis anche 40, Kanter 29, 30. E poi per il resto qui andiamo a sistemare un po'. Insomma, con 30 minuti della panchina è interessante. Boh, andiamo a dare qualche minuto a Joaquin Noah, perché comunque è il centro di riserva. Un po' qualche minuto a Vonleh, perché comunque è anche lui. Deve essere in rotazione. E gli ultimi minuti li andiamo a andare a. Andiamo ad andare a Zubegui, quindi la rotazione direi che può, così può andare bene. Adesso simulo tutto l'anno che c'è qui da simulare, e poi ci vediamo nella post-season, a meno che non si dia qualche scambio, qualche cosa che mi invoglia a far riprendere la registrazione. Quindi ci vediamo alla fine della stagione regolare. Ok, signori, la stagione si è conclusa. Vediamo subito i premi della stagione. Abbiamo fatto uno storico di 29,53. Non ho visto come sono arrivati in classifica, ma adesso andremo subito a vedere. Un Russell Westbrook MVP con una discreta stagione da 29 punti di media. Luka Doncic Rookie of the Year con 8 assist a partita addirittura. Tyreek Evans, sesto uomo dell'anno, sì, ma sarà sempre così per tutte le simulazioni. Kawhi Leonard, difensore dell'anno, attenzione. Buddy Hield, Most Improved Player. Vabbè, buona questa cosa, 14 punti per partita. Il 40% da 3 non è male, è promettente come cosa. È l'allenatore dei Nick Nurse di Toronto, allenatore dell'anno, che sono arrivati primi a Est, quindi complimenti a loro. Vediamo se magari Porzingis. Ok, è nel terzo quintetto NBA, non male. Vorrei andare a vedere come siamo arrivati l'anno scorso. Eravamo arrivati ben ultimi, quindi dovremmo avere una scelta molto alta al draft, che comunque può aiutare in un rebuilding, avere un giocatore buono da poter mettere in rotazione. Comunque vediamo subito le statistiche dei giocatori, perché sono un po' curioso di vedere come è andato quest'anno per questi giocatori. Ha fatto un anno migliore rispetto all'anno scorso Moody, perché comunque vabbè, ha giocato titolare, ha fatto buone cifre. Most Improved è stato Buddy Hield, non vedo un miglioramento però così, anzi ha peggiorato un po' il suo tiro da 3 e le sue percentuali al tiro in generale. Qualche assist in più è vero, qualche rimbalzo in più, però niente di che. Ah, comunque, most improved. Kevin Knox, 13 punti per partita, mi aspettavo qualcosina di più, però non importa. Porzingis ha alzato le sue cifre rispetto agli anni scorsi, decisamente. E Kanter è calato un po', sia a livello di rimbalzo che a livello di punti, però non mi aspettavo niente di che. Esonja non ha tirato troppo bene da 3, ha fatto una buona stagione, non importa. Okay, comunque volevo tanto vedere velocemente come eravamo arrivati per vedere cosa aspettarmi in questo draft. Comunque, simuliamo i playoff, vediamo un Utah sul 2-1 con Golden State. Golden State subito in rimonta, Utah sul 3-2. Se va a gara 7 passa a Golden State, ovviamente. Non ho visto le altre. Houston che va sul 4-0 su OKC, immaginavo. Aspettano Golden State che fa sul 4-1 con Minnesota, Toronto come si aspettava, Houston che va sul 2-0, Golden State che regge, ma Houston mi sembra un po' troppo forte. Houston, Boston Celtics, vediamo tutto come va a finire. Rockets che vincono il titolo, perfetto, con Chris Paul MVP delle Finals, quindi subito fallimentare il tentativo di Cousins di vincere un titolo, che alla fine è stato dannoso, come possiamo vedere. Comunque, andiamo subito alla lotteria del draft, il resto non mi interessa più di tanto. Vorrei vedere che scelta abbiamo al draft. Dovremmo avere la 3, comunque, perché Celtics ha la scelta di Sacramento, sì. E anche una di Memphis. Celtics da Memphis. Ma comunque abbiamo la terza scelta. Quella dei Celtics è alla fine della quarta, quindi vabbè, abbiamo la terza scelta. Non voglio farla salire e provare a fare scambi particolari. Anzi, andiamo subito a vedere i giocatori che abbiamo ancora da poter dar via. Joaquin Noah, riusciamo a liberarcene, ecco, per una scelta a caso come quella del 2023 di Milwaukee. Facciamo subito questa trade, che ci liberiamo di spazio salariale, che è sicuramente importante.
andiamo al linguaggio dello staff perché magari va fatto qualche cambiamento. Ok, c'è Mike D'Antoni da poter provare ad ingaggiare. Per il resto qui non voglio andare troppo a intervenire. Andiamo subito a provare a firmare Mike D'Antoni, che comunque può essere assolutamente utile se andiamo a fare un'operazione di squadra che si va a puntare al titolo, quindi andiamo subito a puntare su uno dei migliori allenatori della Lega senza dubbio. Non mi fa salire troppo velocemente lo stipendio. Proviamo ad andare sui 6 milioni, magari lo riusciamo a convincere. Okay, 6 milioni e 1 attore in seconda, magari andiamo a provare a chiedere a questo Pederson, che c'è ogni anno con la sua faccia, così me lo ricordo perché c'è ogni anno, lo andiamo a proporre un ingaggio che esagererà intorno al milione forse, forse vuole ancora di più, vediamo un po' a quanto arriva l'indicatore rosso, quando arriva al massimo, vuole ben, oh madonna, ok, direi di andare sul 1.027.000, tiè. Boh, andiamo a simulare. D'Antoni abbiamo firmato, ok, mentre Peterson ci sta pensando, ma per andare ad allenarmi insieme a Mike D'Antoni direi che è un buon, è una buona possibilità, una cosa da fare. Ok, andiamo subito al draft NBA, che mi Brandon Ross, ma non penso di andare a prendere Brandon Ross sinceramente. Ok, andiamo a simulare fino alla mia scelta, che non voglio vedere le altre, anche se sarebbe stato interessante vedere chi rimaneva. Qui ci sono Cameron Reddish, Romeo Langford e RJ Barrett, che forse Barrett è quello un po' più promettente, anche Langford non è male, Cameron Reddish sono tutte guardie che fanno anche all'occorrenza le ali piccole, quindi qui se no c'è un Ball Ball che però vabbè non sarebbe un po' sprecato. Io direi di andare su Barrett, che è una garanzia per quello che si è visto finora. Opzioni squadra giocatore, vediamo un po' cosa dobbiamo andare ad esercitare. Sapere quella antilichina, che comunque come potete vedere è già un 80, come mandandolo in G League, adesso lo avrò basso, ma perché ha giocato in G League, ma adesso, appena lo mettiamo in squadra tornerà 80. E Buddy Hield, che è salito di 1, comunque andiamo ad esercitare il secondo anno di opzione squadra, quindi va molto bene così. Mercato dei free agent, primo giorno di moratoria, vediamo un po' chi c'è. C'è Kevin Durant, c'è Kyrie Irving, c'è DeMarcus Cousins, comunque adesso andiamo ovviamente a provare a firmare Durant, perché comunque sarebbe molto utile, opzione giocatore, magari potrebbe far piacere venire a giocare a New York. Kyrie Irving, ci proviamo ovviamente, perché comunque aveva un po' come sogno il venire a giocare a New York insieme a Jimmy Butler, vedremo. Sarà possibile farlo venire qui a New York. Karl-Anthony Towns, nonostante abbia l'opzione, cioè nonostante Minnesota possa pareggiare qualsiasi offerta che gli viene fatta, noi comunque ci proviamo. E poi comunque per poi comunque abbiamo Porzingis, ah, abbiamo già tutte le tre offerte comunque per oggi. Abbiamo Karl-Anthony Towns ha accettato, andiamo col capoldo, rinunciamo ai diritti sia per Canter che per Trey Burke che per Moody, direi che qui non c'è troppo interesse, rinunciamo a tutti questi diritti. Ok, quindi il capoldo su Porzingis, però adesso Minnesota ha deciso di pareggiare, Durant è andato da una parte, ok, qui hanno rifirmato, quindi andiamo su Porzingis, andiamo a rifirmare al massimo che vuole lui per un quinquennale al super massimo salariale, quindi senza nessun problema lo andiamo a rifirmare. Poi qui abbiamo un Klay Thompson che è ancora da poter fare un'offerta, quindi andare a provare a firmare anche lui, perché comunque sarebbe un ottimo giocatore da mettere a New York. Per il resto qui altri giocatori da rotazione importanti non ne vedo, comunque andiamo a vedere cosa ci dicono. Vabbè, Porzingis ovviamente rimane. Klay Thompson decide di andare a Sacramento, perché? Perché decide di andare a Sacramento? Vabbè, quindi in questo momento ci manca un centro forte. Miles Turner, se lo andiamo a chiedere, probabilmente poi andranno a pareggiare l'offerta a quelli di Indiana. Però noi l'offerta la facciamo comunque. Per il resto,
Direi di andare avanti, magari provare un contratto con Vucevic un anno a 16 milioni, vediamo un po' cosa ci dice. Cosa c'ha Porzingis? Ma lui vorrebbe, vabbè, pareggiamo l'offerta comunque. Hanno deciso di pareggiare l'offerta e Vucevic decide di andare in Indiana, quindi sono fregati entrambi. Klay Thompson alla fine non mi ha detto che vada a Sacramento, gli andiamo a fare un'altra offerta del genere. Non viene, Klay Thompson alla fine va a Golden State. Qui abbiamo un Tyreek Evans senza squadra, però vabbè, per quest'anno ancora non siamo riusciti a prendere nessun All-Star se non rifirmare quelli che avevamo prima. Quindi abbiamo Ntilikina, Buddy Hield, quindi va preso un play, una alla piccola, una alla grande e va rifatto il ruolo di centro, quindi andiamo subito a intervenire. Quindi come playmaker si potrebbe andare a prendere un Terry Rozier, un triennale a 40 milioni, sì, più o meno, sì, ci può stare. Canter non vuole troppi soldi, quindi anche lui si può andare a provare a firmare un triennale a 36 milioni, ci può stare. Alla grande di rotazione come un Nikola Mirotic, anche lui questo contratto glielo andiamo a offrire, poi semmai lì poi andiamo a scambiare, non c'è nessun problema. Comunque un giocatore come Mirotic capo il campo può servire in una squadra, lo andiamo subito a firmare. Andiamo a firmare pure Kanter, per non rimanere senza Terry Rozier. Vediamo un po', c'è anche Rozier che viene da noi, quindi stiamo formando un buon numero di giocatori in rotazione di buon livello. Quindi abbiamo Terry Rozier, Ntilikina, Buddy Hield, Barrett, Knox, quindi va presa ancora una alla piccola e quindi andiamo subito a intervenire perché me ne ero dimenticato. Quindi alla piccola da rotazione buona, cioè potrebbe essere un ritorno di Carmelo Anthony, ma adesso vediamo un po' le altre alle piccole. C'è un Hollis Jefferson che è un buon giocatore, Wilson Chandler, Justice Winslow. E potrebbe andare su Hollis Jefferson, che comunque rimarrebbe a New York. Quindi andiamo a provare su di lui. Firma, magari pareggiano un'offerta. No, ok. Quindi abbiamo preso pure Hollis Jefferson. Quindi direi che questa off-season si può concludere così, senza nessuna stella. Però abbiamo comunque un buon numero di giocatori più che discreti. Quindi, come vi dicevo prima, Ntilikina arriva a 80. Il resto dei giocatori sono comunque di buon livello, la stella è Porzingis comunque, perché comunque 90 d'overall è lui che deve fare quest'anno la stagione che ci deve portare playoff. Quindi adesso andiamo sul training camp e poi abbiamo solo uno, magari potevo intervenire un po' meglio con il preparatore. Andiamo sul non so, tiro libero a tutti, via così, mandiamo tutti al tiro libero e non ci pensiamo più. Ok, passiamo alla stagione successiva, quindi come vi dicevo, possiamo completare il roster, ma tanto non sono gli infortuni, quindi i giocatori che abbiamo firmato sono quelli che poi saranno in rotazione, quindi Trelosier titolare, Barrett titolare anche lui, Knox magari qualche minuto in più glielo potremmo andare a dare, Porzingis anche lui qualche minuto in più. Adesso andiamo a vedere un po' come regolare la rotazione. Darius Miller no, direi di no, direi di andare a mettere Mitchell Robinson come centro di riserva, comunque a meno 4, però il tempo che lo facciamo giocare vedete che crescerà di overall e tornerà quello di prima. Quindi simulo anche questa stagione, perché comunque abbiamo la squadra completa, quella lì non vado ancora a investire perché non penso potremo andare a vincere il titolo quest'anno, e quindi ci vediamo alla fine di questa seconda stagione. Ok, abbiamo chiuso la seconda stagione. Quest'anno siamo stati molto più positivi rispetto all'anno scorso, 46-36. Penso che proprio perché avremmo centrato i playoff, adesso lo andiamo a vedere. Comunque Westbrook di nuovo MVP, Zion Williamson Rookie of the Year con delle buone statistiche, Dennis Schröder sesto uomo, ah, si è affermato come avere in squadra sia l'MVP che il sesto uomo nel sesto ruolo, comunque è tanta roba. Kawhi Leonard di nuovo difensore, Most Improved, Eric Bledsoe, attenzione, entro dell'anno quello di Houston che ha sostituito Mike D'Antoni che è venuto da noi.
Adesso andiamo a vedere subito come siamo piazzati quest'anno. Classifica Conference, siamo arrivati secondi addirittura, 46-36 ci ha permesso di arrivare secondi, un po' indietro rispetto a Toronto, però comunque per quello a cui ambivamo è stata decisamente una buona stagione. Rogier ha fatto un'ottima stagione per quanto riguarda gli assist, che non ha mai fatto una stagione da 5 assist per partita, non troppi punti, però comunque 5 assist sono un buon numero per un giocatore che non aveva mai fatto queste cifre. Barrett come prima stagione è decisamente positiva perché c'è 7 punti e 5 assist, sono buoni. Kevin Knox ha calato un po' il rendimento, però per il fatto che arrivano giocatori che si prendono più spazio e più tiri non ha potuto fare così tante statistiche. Porzingis è calato anche lui leggermente, però abbiamo anche una panchina che fa tanti punti secondo me. È riuscito a risalire un po' Kanter, cala sempre nei rimbalzi perché Porzingis penso... Ah no, non ne prende neanche lui così tante, vabbè. Buddy Hield dalla panchina comunque ha fatto meglio rispetto all'anno scorso che giocava titolare, quindi questa è una cosa positiva, partita col 46% da 3 addirittura, ottimo veramente. Mirotic 12.7, anche lui ottima stagione dalla panchina. Hollis Jefferson 8 punti, si fa sentire. Pochi assist da Antilichina, pensavo un po' di più. Mitchell Robinson, poche statistiche, veramente poche, però vabbè, non ci aspettava niente di che, anche se comunque ho 79, anche se a pochi però comunque minuti in rotazione. Siamo contro Milwaukee, quindi andiamo subito a simulare, sarà difficile perché comunque sono un'ottima squadra. Gara 1 la vinciamo, vediamo un po' il tabellino come si comporta. Barrett si carica la squadra sulle spalle nonostante 0 su 4 da 3, comunque vabbè, ci può stare, basta che l'importante è vincere. Gara 2 è nostra, di nuovo nostra, vediamo un po' loro come si comportano. Hanno detto Kumpo che è il top scorer, noi invece a sto giro abbiamo Porzingis che è 3 su 4 da 3, si è fatto sentire. Gara 3 è di Milwaukee perché si va da loro e vincono in casa. Gara 4 loro, quindi pareggiato il fattore campo, si torna da noi. A gara 5 la vinciamo noi, quindi manteniamo il fattore campo, nonostante una prestazione da 47 punti di Eric Bledsoe, 8 su 15 da 3. Non so, Rozier cosa ha fatto per marcarlo così male. Comunque, vabbè, abbiamo vinto, sono soddisfatto, però per fare 47 punti a Eric Bledsoe direi che non è proprio positivo in vista di questo che andremo a incontrare Philadelphia che ha appena eliminato Boston. Quindi, va bene, comunque avere eliminato Milwaukee è buono. Dall'altra parte vediamo un Atlanta che batte 4-1 Toronto, inaspettato. Washington che batte Brooklyn, che però vabbè. Philadelphia che batte Boston, che ci può stare. Dall'altra parte 4-0 di Golden State su New Orleans. 4-1 di Minnesota sui Lakers. 4-1 di OKC su Denver. 4-1 di Houston su San Antonio. Quindi andiamo subito a simulare con Philadelphia per vedere come andrà. Gara 1 è loro, ma loro hanno uno squadrone veramente di alto livello, hanno pure preso Rondo, pensate, Embiid comunque alza il livello. Gara 2 nostra, comunque buono così. Porzingis ottima prestazione, 27 punti, prendiamo un po' pochi rimbalzi con Porzingis, preferirei ne prendesse un po' di più, però vabbè. Gara 3 nostra, ottima questa cosa, ottimo veramente, nonostante abbiano un Ben Simmons da tripla doppia. Porzingis 32 punti, Buddy Hield 23 con un 3 su 3 da 3, ottimo veramente, quello che gli chiedo che faccia, che spero faccia sempre. Gara 4 loro, Ben Simmons comunque un ottimo giocatore veramente, passano gli anni ed è migliorato. Barrett 5 su 6 da 3, ottimo questo, vedere queste cose mi fa molto piacere. Andiamo su gara 5, la vincono loro, e andiamo su gara 6, ho poche speranze. E infatti ci hanno eliminato. Usciamo in 6 gare con Philadelphia, ma vabbè, sarà per l'anno prossimo. Speriamo di riuscire a fare bene l'anno prossimo. Atlanta comunque devastante che va a battere Washington e porta a gara, si porta in vantaggio in una serie con Fila, però poi Philadelphia lì vince in gara 7 e poi Philadelphia vince in 4-0 in scioltezza su Houston. Quindi le simulazioni che possiamo vedere non sono chissà che. Qui vorrei vedere chi hanno per essere così forti. Un Trae Young che è un 86, però per il resto non vedo nulla che
di troppo interessanti in questa squadra, a meno che non siano cresciuti tutti questi giocatori, ma non mi sembra. Comunque, vabbè, Philadelphia vince il titolo, quindi abbiamo comunque portato a gara 6 una serie contro la poi vincitrice del. Opzioni squadra giocatore, vediamo un po' cosa dobbiamo andare ad esercitare. L'opzione squadra per Ntilikina, per Knox e per Robinson, quindi andiamo a esercitare tutte e tre le opzioni. Offerte qualificanti. Ok, prolunghiamo, chiediamo, anche se penso vorrà un contrattone, Buddy Hield. Comunque giorno di moratoria 1. C'è Ben Simmons, c'è Porzingis, perché evidentemente l'anno scorso siamo rimasti col contratto da 6 milioni l'anno. Non ci sono giocatori troppo interessanti. Vabbè, adesso vediamo un po' come giostrarcela qui. Direi di riandare su Porzingis, ovviamente quinquennale alle cifre massime, per poterselo garantire anche quest'ultimo anno. Ok. Direi di provare a prendere anche Jaylen Brown, nonostante Boston abbia la possibilità di poter pareggiare il contratto. Proverei ad andare anche su un Marc Gasol, che comunque può essere esperienza in vista dei playoff che andremo a fare l'anno prossimo. Per il resto qui sono tutti giocatori che hanno il contratto da rookie. Magari andiamo a rifirmare Buddy Hield, vabbè, abbiamo già firmato tutti per quest'anno. Ok, così andremo a sforare, però se andiamo tipo a rinunciare a Buddy Hield, siamo comunque ancora fuori, sì, siamo ancora fuori, quindi andremo a scambiare qualcuno che in questo momento prende un po' di spazio salariale, magari Kanter che non è di ottimo livello, è di livello leggermente più basso rispetto a Gasol, quindi magari se andiamo a liberarci di lui può essere un buon colpo. Zaire Smith è ovviamente un buon giocatore, quindi potremmo andare a prendere lui, anzi andiamoci proprio a liberare di spazio salariale per andare a prendere Gasol, come dicevo. Ok, quindi andiamo a prendere Gasol. Ah no, sforiamo ancora. Sforiamo ancora, quindi possibilità scambi. Chi ci rimane, che ci ostacola? Ci rimane un Hollis Jefferson che prende un sacco di soldi, cioè prende dei buoni soldi, potremmo andare a scambiare tranquillamente, non mi è un problema tenerlo per le scelte di Filadelfia, perfetto così. Quindi andiamo su Gasol, ah, siamo sfori ancora Gasol, pensa a te quanto dobbiamo sforare. Quindi direi di andare a liberarci di Mirotic, rimane tanto più Mirotic da poter liberare per un John Collins, senza dubbio direi di andare su John Collins, che è un ottimo giocatore e magari sale ancora. Vediamo se adesso possiamo andare a firmare Gasol, perfetto così. Abbiamo Gasol e Porzingis, Boston ha deciso di pareggiare l'offerta, è quello che mi aspettavo. Comunque andiamo su Buddy Hield, che almeno andiamo a rifirmare così, dovremmo poter fare il contratto. Ok, perfetto così. Rose Miller rifiutiamo. Rose Miller rinuncia ai diritti. Jabari Parker possiamo ancora. No, siamo troppo sotto col cap. Quindi adesso abbiamo Ntilikina, Rozier come l'anno scorso, Barrett, Buddy Hield, Knox, manca un'ala piccola. Vediamo un po', prenderemo a vedere chi poter andare a prendere come ala piccola, anzi accendiamo subito il minimo salariale. Non ho preso la stella che avrei voluto in questi 2 anni, però vabbè, ci accontentiamo. Andiamo a prendere un Chandler Parsons, magari un Terrence Ross. Magari Terrence Ross non cala neanche di overall quest'anno, quindi andiamo su di lui un anno al minimo salariale. Ok, firmato anche lui. Finita anche questa seconda free agent, abbiamo portato a casa Gasol, che se penso che calerà un po' di overall e difficilmente riusciremo ad andare a vincere il titolo quest'anno, però comunque la squadra c'è, perché comunque Porzingis 92, Gasol non è sceso di overall 86, Barrett 84, Collins. Abbiamo tutta una squadra, un roster di giocatori in rotazione che sono tutti sull'80 di overall, a parte Terrence Ross, che però comunque non avrà tanti minuti da poter giocare. Quindi andiamo a training camp.
E poi andremo a vedere il terzo anno come si svolgerà. A scambiare gasolio, vedere un po' che ci danno in più quelle scelte. Colli non mi interessa, Prince non mi interessa, Whiteside non è niente di che. Brandon Ingram, e Josh Hart. Andre Drummond, Jonas Valanciunas, Clint Capela, Paul George. Io qui forse andrei a fare questo scambio qui per andare a prendere Drummond. Però prima vorrei vedere se mettiamo Porzingis centro come diventa. Rimane 92, quindi potremmo anche andare a scambiare Gasol per un'ala grande. Quindi possibilità scambio, andiamo a dare via Gasol più quelle scelte lì che avevamo prima. Se me la salvate, spero di sì. Se no, vabbè, ok. Andiamo a rimetterle. Quindi direi di andarlo a scambiare per anche un Paul George, si potrebbe fare comodamente da mettere alla grande. Direi di andare su Paul George, ecco, per avere una stella di alto livello in squadra. Quindi direi di andare su Paul George senza nessun problema. Fare questo scambio, sì, ok. E vedere se mettiamo Porzingis centro e Paul George. Magari mettiamo Collins comunque alla grande, perché comunque è un 82. Paul George titolare, Knox dalla panchina. Ecco, potrebbe essere buono, perché comunque Porzingis si deve far vedere come c'è, comunque 2,21 m, poco da far finta di non esserlo. Cioè, adesso si potrebbe anche affermare in quel ruolo. Quindi Paul George è ovviamente un buon giocatore, Knox può partire dalla panchina, perché comunque se no dovremmo mettere un Terrence Ross in panca, che non è troppo buono secondo me. Quindi abbiamo fatto secondo me una buona mossa a prendere Paul George, comunque un ottimo giocatore. Cambio minuti, sposto giocatori, perfetto. Andiamo a dargli 38 minuti, anche qui vanno andati un po' di minuti in più. Mitchell Robinson, non farai il centro titolare tu. Andrei a fare quello di riserva. Qua c'è Collins titolare, che comunque è ottimo, ottimo overall. Quindi altri 7 minuti da dover andare a distribuire. Andiamo ad aggiungerne un po' qui a giocatori in rotazione. Perfetto, rotazione a 8 giocatori. Forse qualcuno man qual manca qualcuno. Infatti mancava Kevin Knox, che non stavo andando a dargli i minuti che spettava. Andiamo a dare a Nox i minuti che aspetta. Speravo salisse un po' di più questo giocatore qui. Però vabbè, non importa, dai. Va bene così. Manca una riserva di ala grande. Però vabbè, voglio dire, abbiamo Porzingis che copre due ruoli e Mitchell Robinson con Collins che fanno un buon trio di lunghi da potersi scambiare in quella posizione lì. Quindi detto questo, andiamo a fare l'ultima stagione, sperando di riuscire ad arrivare più lontano possibile e vedere un po' come andrà. Ok, si è conclusa anche la terza stagione della regular season. Abbiamo fatto un'ottima stagione 65-17. Adesso andremo a vedere come siamo piazzati, ma penso primi comunque. Tetokounmpo MVP per la prima volta. Marcus Thornton Rookie of the Year, con statistiche un po' dubbiose, non niente di che. Questo uomo dell'anno continua a confermarsi Dennis Schröder, e per il terzo anno di fila Kawhi Leonard difensore dell'anno. Most Improved Romeo Langford. E annotatore dell'anno Mike D'Antoni, perché ok, siamo arrivati primi a S con uno storico 75-17, veramente tanta roba. Qui vediamo un po' se c'è un qualcuno dei nostri. Non capisco perché fa una rotazione del genere. Secondo quinto di NBA c'è D'Angelo Russell, attenzione. Dei nostri non vedo nessuno. No, nessuno, siamo arrivati primi, ma dei nostri nei primi quintetti non è presente nessuno. Ok, a sto giro siamo subito con Boston, così è un po' brutto per arrivare primi e beccarci Boston. Come abbiamo fatto ricampo, andiamo prima però a vedere, per vedere come si è comportata la squadra in questa regular season. Comunque, statistiche, capi che no, conference, abbiamo di qui, andiamo qua, Tilichina,
Ha migliorato un po' punti e anche molti più rimbalzi, 7,5 assist a parte è veramente tanto, però sembra che l'anno scorso giocasse Rozier titolare, però poco cambia. Comunque Barrett continua ad aumentare la sua produzione, 19,8 punti a partita, quasi 20, veramente quasi una star. Comunque tira anche bene da 3. Paul George ha calato un po' rispetto ad OKC, però comunque qua c'è tanta gente che è in grado di fare tanto cose in attacco, tanti tipi di azioni. John Collins, vediamo un po', che sono un po' più curioso. Stessi punti di Atlanta per partita, prende 3 rimbalzi per partita, che è tantissimo, anche 9,7 rimbalzi, quello che un po' mancava, magari una grande da 3 rimbalzi offensivi per partita, una stoppata, tira discretamente dal campo, un po' malino da 3. Porzingis ha fatto un po' di punti in più rispetto all'anno scorso, meno male così. Pochi rimbalzi, ma quello sempre ormai. Per il resto, buone percentuali del tiro. Rozier dalla panchina, buoni assist, cioè buoni punti, non troppo importanti negli assist. Mitchell Robinson comunque è 82, fa comunque ancora poche statistiche. Kevin Knox, vabbè, a parte dalla panchina fa ancora meno punti di prima, però normale. Buddy Hield è ancora un minutaggio ancora più ristretto. Justin Holliday penso l'avevo proprio giocato, ok, perfetto, quindi sta guardando le rotazioni. Andiamo subito contro Boston, gara 1 nostra, perfetto. Vediamo un po', Porzingis, Collins e Paul George sono un ottimo terzetto, di cui anche loro sono messi molto bene, perché comunque hanno Tatum 92, Hayward 91, Irving 96 e Brown 90, quindi potete benissimo capire il livello, in più con Horford che è 83, uno squadrone devastante. Gara 2 comunque va sempre a noi, ottimo, ottimo, ottimo. Barrett, veramente la star di questa squadra. Paul George deve ancora sfornare la prestazione, ma c'è tempo ancora. 2-1 Boston, attenzione, che qui 42 punti, puoi farci ben poco quando Irving ha queste prestazioni. Gara 4 comunque nostra. Hanno pure LaMelo Ball, va bene così. Hanno tutti, lo tutti loro, cioè, tutti i giovani promettenti, hanno tutti loro. Porzingis 27, comunque buona prestazione sua. Comunque non c'è mai una che fa tantissimi punti, sono proprio una squadra che fanno tanti, sui 20 punti li fanno molti giocatori. Perfetto, battiamo Boston in scioltezza, andiamo a sfidare Toronto. Dall'altra parte abbiamo Golden State che è ancora sul 3-1 con Phoenix, andiamo a simulare il turno. Phoenix batte Golden State in gara 7 in rimonta. Per il resto, Philadelphia passa con Indiana, Milwaukee passa con Miami. Houston viene eliminata da San Antonio come qualche anno fa. OKC si batte Los Angeles, quindi LeBron in questi 3 anni neanche una volta in finale NBA. Simuliamo gara 1 con Toronto, vinciamo molto bene, che Toronto è un'ottima squadra veramente. Porzingis 39 punti, ottimo, vedete come centro sta rendendo molto bene, anche affiancato a un rimbalzista come Collins, che comunque anche se non fa troppi punti prende 18 rimbalzi. Stesso discorso per Robinson, abbiamo i due lunghi di riserva che prendono veramente tanti rimbalzi, che è una cosa veramente importante. Gara 2 va comunque a noi, anche qui vediamo Porzingis che è sempre quello che fa un po' più punti degli altri, dall'altra parte non hanno uno squadrone, a parte Kawhi che fa le prestazioni, Valanciunas e Ibaka, comunque sono sempre i soliti giocatori da un po' di anni, ma che riusciamo a portarla a chiuderla in 5-6 gare. Vediamo un po', abbiamo perso. Kawhi fa 42 punti, 7 su 7 liberi, 3 stoppate, comunque quando anche lui è la stella di questi Toronto si fa sentire, porta la serie sulla parità. Attenzione che non vorrei mai uscire l'ultimo anno da Toronto, ok? Ci riportiamo in vantaggio finalmente, un trentello di Paul George, un 5 su 5 da 3, prestazione fondamentale, proprio quello che ci voleva. Ho visto una cosa un po', ok, sempre 18 rimbalzi per Collins, che è sempre lì. Andiamo a vincere in 6 gare con Toronto, quindi arriviamo alle finals di conference, aspettando la vincitrice tra Milwaukee e Philadelphia, che è Philadelphia, quindi come l'anno scorso li andiamo a risfidare, anche se qua non so se ve lo sia indubbiamente alzato. Andiamo a simulare gara 1, vinciamo. Dall'altra parte abbiamo un Dallas OKC che non sono avversari irresistibili, quindi
Si potrebbe provare a fare il colpaccio quest'anno, ma l'ostacolo più grande secondo me sono questi Philadelphia. Però portiamo la gara, la serie sul 2-0. Barrett 25, George 25, Porzingis 24. Quindi come potete vedere abbiamo sempre tre giocatori che vanno sempre intorno ai 20 punti ed è fondamentale come cosa. Andiamo sulla gara 3, andiamo sul 3-0 con Philadelphia, quindi ci portiamo ancora più verso le Finals NBA. Dall'altra parte Dallas, so che ci sono sull'1 pari. Andiamo a simulare quest'ultima partita. Speravo fosse l'ultima. Philadelphia vince con un Embiid da 33 punti, un Simmons da tripla doppia. E vabbè, che ci puoi fare? Andiamo a sperare di riuscire a vincere una gara prima che ci rimontino. Philadelphia continua a non mollare. Nulla. Barrett fa comunque 30 punti, poi George ne fa 30. Il resto, Porzingis un po' messo in difficoltà da Embiid, 4 su 13. Embiid sta facendo pesare un po' questa serie, sempre tanti punti in questo momento. Andiamo a simulare gara 6 che va a loro e non vorrei mai che perdere rimontati in questo modo. Simuliamola con Simicast, almeno vediamo quarto per quarto come va avanti questa serie che non mi sarei mai aspettato andasse in questo modo. Comunque per ora sono davanti loro di tanto, sono davanti loro di tanto, non so cosa poter fare per intervenire, non si può fare nulla ormai, quello che dicevo è così, ci hanno distaccato di tantissimo, andiamo a far andare un po' più veloce, niente, sono avanti di 12, manca poco. Eliminati, vincevamo 3-0 e perdiamo così, siamo andati veramente a un soffio dalle finals che penso che saremmo potuti andare a vincere senza troppi problemi. Anzi, Dallas comunque va a battere Philadelphia in 5 gare, quindi alla fine non era neanche detto che saremmo riusciti ad andare a vincere queste NBA. Comunque, questo qui è la fine di questo episodio, che non siamo riusciti ad andare a vincere il titolo. Non per troppo, perché comunque eravamo lì a una vittoria dalle finals, però non siamo riusciti ad arrivare, quindi vabbè, sarà per le prossime volte. Non è facile riuscire a portare New York a vincere il titolo, ci siamo comunque andati molto vicino, anche se fossimo andati avanti nelle simulazioni negli anni successivi magari ci saremmo arrivati. Comunque vabbè, non è questo il problema, riguardo che abbiamo creato una buona squadra, ma io mi sono anche abbastanza divertito ad aver creato questa squadra. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ditemi con che squadra vi piacerebbe vedere una prossima Rebuilding Challenge. E io vi saluto e ci vediamo a un prossimo video.